Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, lunedì 14 gennaio. Questa sera ci sarà Quarta Repubblica e ovviamente non potremo non parlare del caso di Battisti, anche perché fra un'ora e mezza, alle mezzogiorno e mezzo, dovrebbe atterrare a Fiumicino, anche se in un'intervista oggi mi sembra del figlio di uno dei poliziotti uccisi da Torreggiani, quattro persone ammazzate, due direttamente, buongiorno Fabio, e due diciamo insieme a componenti della sua banda dei comunisti armati. Beh, insomma, uno di questi dice: finché l'aereo non atterra io non ci credo, perché magari lo dirottano, non so, a Tokyo, dove non è possibile l'estradizione. Ma andiamo per ordine. Cosa è successo? I giornali oggi ci raccontano la cronaca di quello che è successo. Forse la più indecorosa di queste cronache, anche perché è quella fatta peggio, è quella del Corriere della Sera, che in realtà poi è un giornale che invece è il più letto e anche il più meticoloso su tante cose. Perché è fatta male questa cronaca? Perché è una cronaca fatta da Rocco Cotroneo, che non vede l'ora di dire che il merito di questo arresto è, come posso dirvi, non è di Bolsonaro, perché lui ci ha spiegato che era l'uomo nero brasiliano, non è di Salvini ovviamente, o di questo governo giallo-verde che a lui fa schifo. Cioè, in sostanza, è una cronaca che in realtà con una mano scrivi la cronaca e con l'altra mano, che è quella governata dal cervello, vuoi far vedere che questa roba diciamo è una roba che non riguarda minimamente la sinistra internazionale. Vi ricordo semplicemente la sua storia: evaso nel 1981, viene, come spiega oggi Belpietro sul fondo che fa sulla Verità, viene catturato dall'ideologia dei comunisti armati in galera, esce dalla galera e partecipa a una serie di operazioni di blitz a Hugo Giorgio, in cui in quei drammatici anni, fine anni 70, inizio anni 80, vengono ammazzate senza pietà persone, addirittura per vendetta, come nel caso di Torreggiani. Nel caso di Torreggiani lo racconta in maniera mirabile un pezzo di Indro Montanelli, lo trovate sul giornale di oggi del 1981, in cui Indro Montanelli racconta come quando tutto nasce dal fatto che il papà di Torreggiani, oggi ragazzo, signore, uomo in sedia a rotelle, era in una pizzeria. Arrivano Battisti e complici, arrivano alcuni proletari armati e cercano di fare la rapina, e il Torreggiani, con una mossa di karate, immobilizza questi signori, ne nasce una colluttazione, muore una persona e muore un rapinatore. Non contenti di questa operazione, i terroristi vanno a fare la spedizione punitiva da Torreggiani, entrano nella gioielleria di Torreggiani e ammazzano Torreggiani vigliaccamente per quello che aveva fatto, e rendono paralizzato uno dei suoi tre figli, tra l'altro tutti e tre adottati. Ma quello che racconta benissimo Montanelli nel 1981 è come la reazione di Torreggiani alla prima rapina da parte dei nuclei armati combattenti e comunisti, proletari armati e combattenti, beh, insomma, la sua prima reazione dell'opinione pubblica è: questo fascista, questo neosquadrista. Insomma, qualcuno ricorda Montanelli, addirittura quando muore lo descrive come gioielliere di serie C, come se essere di serie A lo avrebbe messo a tutela dell'opinione pubblica. Insomma, questo era il clima per il quale Torreggiani diventava l'assassino di se stesso, perché era stato ucciso per essersi difeso in una pizzeria da questi signori. E dopo aver fatto tutta questa serie di delicatezze in giro per l'Italia, viene condannato dalla Cassazione addirittura a quattro omicidi, dopo un processo in cui era difficile negarlo, perché c'è un testimone di giustizia, ci sono le prove, ci sono i morti, c'è il sangue, c'è tutto quello che porta un rapinatore qualsiasi ad essere diventato, con questa specie di manto dei comunisti, una specie di eroe della sinistra, un Robin Hood che in realtà voleva soltanto fare la bella vita, come spiega bene oggi Sallusti. E beh, insomma, allora a questo punto si inseriscono una serie di commenti, e i commenti sono la cosa più interessante. Intanto, vabbè, Conte oggi: la determinazione di questo governo è stata premiata, dice il Premier Conte. Anche Salvini ci mette su, tra poco ci sarà la conferenza stampa, come possiamo dire, il proprio peso, dicendo: ah, ce l'abbiamo fatta. In realtà, cari amici miei, qua non ce l'hanno fatta né Salvini né Conte, ma ce l'ha fatta
fatta un signore che si chiama Bolsonaro. Cioè, quello che io questa sera a Quarta Repubblica vorrei dire, perché ne parleremo stasera a Quarta Repubblica, è che questa è la vittoria del fascista, come viene descritto da tutti quelli che davano del fascista a Torreggiani, Bolsonaro, o come dice Rocco Cotroneo, l'uomo di estrema destra, è la vittoria di Bolsonaro su Mitterrand. Ed è una cosa che soltanto Nordio, nell'ultima riga del suo pezzo oggi sul Messaggero, scrive bene, e cioè che la Francia di Mitterrand, e forse spiega Belpietro perché voleva farsi dimenticare forse la sua partecipazione a Vichy, dice Belpietro di Mitterrand, beh, quella Francia di Mitterrand e la dottrina per la quale in Europa un paese non dava un omicida all'italiano, beh, viene smentita da quello che oggi noi definiamo un espreso fascista, cioè Bolsonaro, che invece rispetta lo Stato di diritto, le garanzie, il codice di procedura di un paese come il nostro, che lo ha condannato e lo vuole che marcisca in galera. Sì, la parola giusta è marcisca. Non c'è un qualcosa di più che si deve dire, e lo racconta bene Nordio, ex magistrato, perché uno che si è sottratto per 40 anni alla giustizia, finalmente, se la giustizia lo riacciuffa, deve pagare nei prossimi anni in maniera evidente il prezzo che deve pagare. Ha ucciso 4 persone, 2 di queste alle spalle, sparandogli un colpo in testa. Ha messo su una sedia a rotelle un ragazzino che è rimasto tutta la vita sulla sedia a rotelle. Insomma, è una cosa pazzesca. Pinci Battista oggi fa 2 pezzi, uno bellissimo che riguarda Jan Palach, ma oggi diciamo che non è proprio questo il tema. L'altro riguarda ovviamente quella sinistra che ha tenuto bordone a Battisti, e ricorda, ed è l'unico a farlo oggi sui giornali, che in quella sinistra, oltre al Potito, sia oltre a Carla Bruni, ma tutti la ricordano Carla Bruni perché fu clamorosa il suo endorsement nei confronti di Battisti, ma c'era Amnesty International. Amnesty International a un certo punto ha detto che in Italia non c'era stato un giusto processo nei confronti di Battisti, e per questo facevano bene Mitterrand, dottrina Mitterrand e Lula a tenerselo in casa. Una cosa favolosa. Quello che è successo, intanto, è del tutto evidente. Quello che è successo è che l'internazionale sovranista, quella che tanto voi odiate, quella dei populisti, quella di Bolsonaro, quella di Salvini, quella di Conte, ma che comunque in questo caso devo dire che anche gli altri presidenti del Consiglio avevano provato in tutti i modi a farselo portare in Italia, quello che è cambiato è che il mito della sinistra, cioè Lula, è stato fottuto. Tra l'altro c'è anche 12 anni di carcere. Questa cosa qua di Lula e del ruolo di Lula, chi è che ce lo ricorda oggi? Chi ce lo ricorda oggi? Ce lo ricorda forse sul Michalessin sul giornale. Oggi il giornale vale la pena comprarlo, ve lo dico subito, perché Michalessin ricorda come la sinistra... che oggi tanto gode dell'arresto di Battisti, Renzi, Boldrini, D'Alema e compagnia cantante, è la stessa sinistra che considerava Lula, Renzi, il modello della sinistra di governo, D'Alema, il miglior presidente del Brasile. Ecco, quel Lula là, da cui Gentiloni andava, da cui Renzi dice che è il modello della sinistra di governo, di cui D'Alema diceva il miglior presidente del Consiglio, era quel Lula che proteggeva e per 8 anni ha dato un'immunità totale nei confronti di questo delinquente assassino. Questa è la sinistra di governo, caro Renzi. Oggi chi se ne frega che tu applaudi? Il punto fondamentale è che Lula, tra l'altro condannato alla migliore sinistra di governo a 12 anni di carcere, 12 anni di carcere per corruzione, allora quel Lula, che oggi è stato sconfitto da Bolsonaro e che Renzi e Cotroneo continuano a considerare un pericoloso uomo di destra, restituisce giustizia all'Italia. Quindi brindiamo per l'arresto, come dice anche Nordio, non soltanto un appassionato, diciamo, ministro anche interessato per motivi politici come può essere Salvini. Tutti i giornali si intestano il fatto che la sinistra l'abbia protetto. Sallusti non è stata una latitanza eroica, è l'altra cosa importante della latitanza di questo qua, ma una passeggiata sulla passerella della sinistra internazionale. Questo elemento è fondamentale. Questo signore, a differenza di altri latitanti, che sono latitanti così dispersi per il mondo, perché questo pure è interessante, ce ne sono tanti altri in giro per il mondo, questo latitante ha goduto di una protezione non solo intellettuale, ma anche una protezione politica della sinistra in giro per il mondo. Quella sinistra che ha pensato, lo spiega bene Sallusti, lo spiega bene il giornale, prima
al perdonare una pena che non è mai stata scontata. Se secondo voi si può pensare di scontare una pena che non è mai stata scontata, beh, allora viviamo nel mondo di Lula, condannato per 12 anni di carcere. Ma questo Lula, la cosa fondamentale, era il mito della sinistra. Tra l'altro, la cosa incredibile, che da un punto di vista tecnico, dove si rifugia Battisti, questo delinquente assassino di Battisti? Se ne va via dal Brasile, perché è arrivato finalmente un presidente del Brasile che non è un pericoloso comunista sovversivo come Lula, corrotto, e se ne va in Bolivia, dove spera di avere, da Morales, altro mito della sinistra internazionale, le stesse protezioni che aveva da Lula, che però non è in grado di dargliele. Morales non è in grado di dargliele perché è cambiato il mondo, perché c'è Bolsonaro in Brasile, perché questa ventata non di giustizialismo ma di legalitarismo, per cui questi comunisti sudamericani hanno perso il loro ruolo, va bene? Stesso ruolo che i nostri comunisti, che ovviamente non sono più comunisti ma sono democratici, sono progressisti, sono Renzi, che considerano Renzi, si considera, ve lo leggo perché sennò non ci credete, Renzi diceva: modello di sinistra di governo Lula. Bene, oggi questo modello di sinistra di governo non c'è più, grazie a Dio. Proprio per questo motivo oggi Battisti atterrerà in Italia e spero che nel carcere, come dice Bonafede oggi, proprio perché arriva dalla Bolivia e non dal Brasile, e quindi per un motivo tecnico, arrivando dal Brasile, siccome nel Brasile non c'è l'ergastolo, sarebbe stato estradato soltanto a condizione che non gli avessero dato l'ergastolo in Italia. Al contrario, venendo dalla Bolivia, gli si potrà applicare l'ergastolo qua a Roma, come dice Torreggiani, almeno in un'intervista, in una delle numerose interviste che oggi fa, almeno non me lo fate stare al carcere di Novara, dietro casa mia. Direi che la rassegna di oggi è tutta dedicata all'arresto di Battisti. Questa sera ne parleremo in apertura di Quarta Repubblica, vi ricordo alle 21:30. Quello che è importante in questo caso, secondo il mio modestissimo avviso, non è tanto e solo l'arresto di un delinquente che ha fatto finta di dare motivazioni politiche ai suoi assassini, diciamo vigliacchi, ammazzare una persona da dietro, vigliacchi, gli ha sparato la testa a una persona con la sua 7,65 che neanche se ne poteva accorgere, questo a cui ha sparato la testa, sapete cosa faceva l'autista di una macchina della polizia? Non faceva altro, l'autista di una macchina di polizia, gli ha sparato alla testa. Questa era l'Italia dei PAC, l'Italia che è stata difesa da Lula, beh, insomma, questa è da Mitterrand. Allora, quello che io voglio semplicemente far capire questa sera è che questa Italia che sparava, che uccideva di comunisti violenti, è stata difesa per 40 anni da una sinistra internazionale che ha fatto finta che il problema in Italia fosse la giustizia. Bene, il problema in Italia è la giustizia, semmai è oggi, oppure la loro che non ce l'hanno dato in tempo, sospetto. Ci vediamo questa sera, possiamo metterlo in gabbia col mio papagallo, quello campa a lungo, in Italia non c'è l'ergastolo, no, ma di fatto uno 64 anni che viene in Italia ci starà, ci sono misure, come si dice, in cui i permessi vengono molto rarefatti, mettiamolo così. E stasera a tutti a Quarta Repubblica, grazie per Paolo. A più tardi.